Spagna! Il governo va incontro alle richieste dell'Indignados. Speranza per qua va a pagare lo finanziamento per la casa. Afghanistan. Attentato contro le militari italiane. Moro un caporal maggiore e Nauta resta ferito. Parlamento italiano. Bucciata alla Camera la proposta per l'abolizione delle province. Decisiva risultato l'astensione del Partito Democratico. Treno a forte velocità. Continuano gli scontri durante le manifestazioni NOTAV. Arrivano magari le black bloc, quasi 200 le poliziotte ferute. Buona sanità in Sicilia. L'assessore russo qualifica lo centro di spina bifida di Caltanissetta come centro di riferimento regionale e annuncia che la Sicilia è la prima regione a fare parte di un progetto per la gestione in emergenza di l'infarto. Benedica a tutti. Il governo spagnolo annunciò che potesse accogliere la richiesta dell'Indignados, il movimento delle cittadine spagnole che scenderono tali piazze lo passato 15 di maio, manifestando pacificamente, denunciando la corruzione dei politici e apprezzando la rivoluzione democratica del popolo islandese contro le banche. Zapatero ha annunciato che si sta preparando un decreto in favore delle famiglie che non possono pagare le rate dello finanziamento per la casa, a così come domandavano gli indignados. Afghanistan. Lo passato 2 di giugnetto, una bomba ammazzava un soldato italiano, Gaetano Tuccillo, di 29 anni. Nato a Palma Campania, nella provincia di Napoli. Nato militare restò ferito. Il funerale di Stato si fece lo 5 di giugnetto nella Basilica di Santa Maria di Lancella a Roma. Questa morte, il numero degli soldati italiani morti nell'Afghanistan del 2004, quando iniziò la missione ISAF, a Chiana a 39. La proposta dell'IDV di abolire le province non passava alla Camera dei Deputati. Votarono contro il PDL e la Lega Nord. A favore IDV e lo Terzo Polo. Decisivo risultò l'astensione del Partito Democratico. Chi se li risultati? 225 no, 83 sì, 240 astenuti. Di Pietro dichiarò: oggi si verificò il tradimento generale del programma elettorale di sinistra e destra. NOTAV. Continua la protesta dei manifestanti contro la linea a forte velocità Torino-Lione. Domenica ci furono scontri che provocarono 188 ferite tra le forze dell'ordine, che arrestarono 4 attivisti. Per la dinamica di quello che succedeva, si pensa che erano presenti le black bloc. Una ducentina di manifestanti ferite, contuse o con problemi all'occhio per l'uso di lacrimogene. Sanità siciliana, un solo mala sanità. L'assessore alla sanità Massimo Russo assegnò la settimana passata la qualifica di centro di riferimento regionale allo centro di spina bifida di Caltanissetta, che è diventato polo di riferimento pure per altre regioni dello sud Italia. Lo passato martedì, 5 di giugnetto, Russo presentava a Palermo il progetto Rete per l'infarto miocardico acuto in Sicilia, che comincia nel 2012. La Sicilia è la prima regione a fare parte di un piano di intervento nel suo settore, in linea con il progetto europeo Stent for Life. Il piano vuole diminuire la mortalità in caso di infarto per mezzo di una corretta gestione per l'emergenza, con ospedali attrezzati con unità di terapia intensiva coronarica. Un poco di scanto e di preoccupazione per le scosse di terremoto che ci furono in Sicilia, una settimana e la passata, soprattutto nella Messinese, ma non due danni a persone e cose. Proprio una signora, Messina, trasiò a fare parte dello sistema di allerta nazionale e lo passato lunedì la Protezione Civile di Messina presentava un video spot con l'indicazione per i cittadini in caso di maremoto. Lo passato martedì, lo sindaco e l'assessore alle pubblici travaghi del comune di Catania consegnarono alla città un pezzo di pista ciclabile di un'ottantina di metri tra la via Paternò e la piazza Santo Spirito, che prima era usato come parcheggio abusivo e capolinea per l'autobus. La passata domenica, 3 di giugnetto, a Mals, Venosta, nella provincia di Bolzano, ha cominciato il ritiro della squadra di pallone di Palermo. Tra chi di Serie A, le rosanero sono la prima squadra a ghire il ritiro, avendo a giocare la prima partita preliminare di Europa League il 28 di giugnetto. Tennis, lo serbo Novak Djokovic batté in finale a Rafa Nadal, trionfando nel torneo di Wimbledon. La ceca Petra Kvitova vincì lo singolare femminino, mentre lo doppio io agli frati americani Bob e Mike Bryan. Lo 4 di giugnetto cominciò a Palermo a Palazzo Steri lo Festival Internazionale di Documentari Sole Luna Festival, che stanno arriva alla sesta edizione. 30 di documentari a concorso. Si chiude sta domenica 10 di giugnetto. Taormina, dopo lo successo della passata edizione, ritorna l'appuntamento siciliano con lo Taormina Jazz Festival di lo 18 al 24 di giugnetto. I concerti si tengono nella villa comunale di Taormina alle 9:30 di sera, cuccia suta libera. Questo è tutto per questa settimana. Ne vedremo il prossimo venerdì. Salutiamo!